chiudiamo il nostro giro a Bari, ma anche in Puglia, basta, torniamo sena a Roma, regà, mi sono mangiata la Puglia, perché pure chi vivo con Giulia mi sono mangiato di tutto, io non gliela faccio più, lei non gliela fa più, stiamo a camminare da giorni, esausti, con il video sui panzerotti, perché abbiamo fatto i forni, abbiamo fatto le focacce, abbiamo fatto i spaghetti con l'assassina con Giulia, abbiamo fatto università, cioè il panzerotto va mangiato, siamo d'accordo che il panzerotto va mangiato, giù in Salento, a Lecce abbiamo fatto i pasticciotti, abbiamo fatto i rustici, abbiamo fatto di tutto. Questo è il molo dove si mangia il pesce crudo, venite qua, arrivano i pescatori con le barche, le cassette di pesce, piatto di plastica, cozze, limone, polpo. Mo perché gli hanno proibito dei prendi ricci per 3 anni mi pare, quindi c'è il lutto cittadino che non si possono mangiare i ricci. Insomma dai, famo sti panzerotti, perché il panzerotto va fatto. Io mi sono formato, ho parlato, ho avuto modo anche di mangiarli off cam in questi giorni, ho parlato con i baresi, ho parlato con i pugliesi in generale. A me, da quanto ho capito, il panzerotto è un po' come la carbonara a Roma. Lo sento, tu lo mangi buono a casa. A casa dalla gente, per ovvi motivi, non se lo potete mandare a mangiare. Cerchiamo di individuare 3 posti per mangiarsi i panzerotti che non siano solo buoni, ma che siano anche magari dei panzerotti accettabili ma in posizione centrale. Perché se il barese se lo fa a casa il panzerotto e glielo fa la nonna, ma io che vengo da Roma, voi che venite da Milano, da qualsiasi altra città, dove ve lo mangiate? Venite a visitare Bari, capitate per il centro, dovete cercare un posto dove mangiarvi un panzerotto, no? Ma mica potete mandare a bussare a casa dalla gente, signora che mi fa un panzerotto? Panzerotti criminali Bari. Questo è il Teatro Margherita, che comunque adesso viene anche molto usato come spazio espositivo, da quanto ho capito. E il primo posto dove mangiare i panzerotti è proprio su questa via, praticamente quasi davanti al McDonald's che fa angolo lì, davanti più giù c'è sta il posto dove andiamo a mangiare i panzerotti. Raga, oggi, ieri è appena finita la festa di San Nicola, 3 giorni, queste sono le luminarie, laggiù c'è il bardacchino dove è arrivato poi il santo con tutto il corteo, la processione, che poi queste luminarie qua sono proprio tipiche pugliesi, cioè proprio una luminaria tipica regionale, molto belle, e a me non piacciono le luminarie, però hanno il loro fascino. Primo posto, Mastro Ciccio, Corso Vittorio Emanuele, secondo 15. Regà, questo qua è il più mainstream, però è anche il più centrale di Bari. Io spero di trovare un buon panzerotto, il mio sesto senso mi dice non lo so, perché è veramente mainstream, però i barisi se lo rivendicano. È che non vorrei, che è come il pasticciotto dei Martinucci a Lecce, che i leccesi se lo rivendicano, per carità, buono, eh? Il pasticciotto dei Martinucci è buono, però è un pasticciotto che ovviamente è anche diventato di grande distribuzione, c'è sta una filiale pure a Roma. Allora non vorrei che sto Mastro Ciccio, che se lo rivendicano i baresi, per la sua posizione centrale e per la fila che anche adesso c'è, come vedete là dietro, magari sia un panzerotto medio buono. Mo lo assaggiamo, vediamo com'è. Speriamo bene. Vediamo. 9,50 €. Lo sapete perché? Perché ho preso 2 panzerotti, di cui quello classico 3 euro. E vabbè. E poi l'altro 6,50 €, perché c'hanno praticamente tutti i panzerotti gourmet. Tra l'altro quello classico te lo mettono scritto pure in fondo alla fine, perché ti dicono prendi tutti questi altri gourmet, ma che sono anche molto food pornari, cioè per prendere una cosa, un panzerotto gourmet meno food pornaro possibile, col polpo cotto a bassa temperatura e bla bla bla, ma qua burrata e a granella di pistacchio, burrata e pistacchio, burrata e pistacchio, pistacchio e burrata, ma ne usciremo mai da sto pistacchio e da sta burrata? Fatto sta, regà, che c'è sta una fila incredibile, e comunque la roba che ci sta esposta è tanta, panini, pucce, c'è sta di tutto, e mi sembra, quindi, ma è ovvio pure che sia così, perché c'è la fila rotta di collo, cioè ci abbiamo messo
ci abbiamo messo 40 minuti, se, tre quarti d'ora per prendere due panzerotti, perché poi vai in cassa, fai lo scontrino, poi ti danno l'aggeggetto che suona quando sono pronti, che poi non sono pronti, perché praticamente loro prendono tutti quelli già fatti e ti scaldano poi quindi tutto dopo. Quindi sono precotti e riscaldati al forno per una trentina di secondi. Cominciamo da quello classico. Poi, come potete vedere dal packaging curato, sia dalla busta che dall'incarto del panzerotto, questi sono attivi proprio a livello di marketing, a livello di social, ma sembra anche un footlogger della gastronomia, perché tu praticamente vai in cassa e guarda, ma vuoi la combo, il menù, la cosa, l'offerta? No, questo per dire che ancora lo devo assaggiare, se è buono sarà buono, che però è evidente una larga distribuzione e quindi non possiamo pretendere sicuramente il panzerotto che viene fatto a casa da tua nonna, però come non possiamo magari neanche pretendere un buon panzerotto. Il barese però se lo rivendica, andiamolo a vedere. Allora già qua vediamo la cottura che non è uniforme, perché c'è sta macchia bianca poco cotta così. Qua è più cotto, qua è meno cotto. Lo apriamo, andiamo a vedere l'interno. La pasta, allora è molto caldo perché ovviamente è riscaldato, la pasta non si apre, è dura e sta sbavando ovunque. Questo non si riesco a aprirlo, raga, questo è da mangiare appunto. La pasta è dura e gommosa, mastico troppo. L'interno è molto molto acquoso, guardate, guarda adesso qua, l'interno è molto molto acquoso, è acquosissimo l'interno. No, no, l'impasto a me non piace proprio. È chewing gum. L'impasto è chewing gum, l'interno è acquoso. Baresi, come fate a rivendicarvi Mastro Ciccio? Perché c'è sta fila? Io non so mangiare allora. Non mi definisco un cultore di panzerotti, ma non... non è un buon panzerotto. Andiamo a quello gourmet. L'impasto è diverso. Già questo è più fino come impasto rispetto a quello e sono riuscito ad aprirlo, quindi è un impasto più fragante. È scarico, regà, nel senso, vedete che il è gourmet, 6,50 euro, tu mi hai messo il condimento solo qua e manco poco, guardate, regà, qua non c'è trucco e non c'è inganno, io vi sto a far vedere le cose come stanno. 6,50 euro, dov'è il condimento, scusate? Mi stai a dare un panzerotto vuoto? Questo è un panzerotto vuoto, dov'è il condimento? Non, la cosa parla da sola, non sto dicendo io una cosa per un'altra. 6,50 euro, vi ho fatto vedere lo scontrino. Panzerotto gourmet, dov'è il condimento? Cosa mi mangio io qua? Qui è un cucchiaio di condimento, eccolo qui. Guarda, assaggiamo l'impasto. È gomma. È gomma. Polpo. Ha un saporaccio gommoso. Burrata IGP di Andria, pomodoro sott'olio, granella di pistacchio, io non sento niente. No, regà, cioè nel senso qua comunque pure i baresi mi hanno detto sì, non è il massimo dei panzerotti, però è buono. Quindi io mi aspettavo un panzerotto da 7, 7 e mezzo, ma questo è un panzerotto da 6 meno. La sufficienza non gliela do. Gommosi, gommosissimi. L'interno, quello è completamente acquoso e lì ve l'ho fatto vedere, non c'è. Quindi a 6,50 euro io mi sento scammato, sinceramente.
quindi lo faccio avvicinare al 6 perché la frittura è una buona frittura, ma rimango allibito, cerchiamo altro. Allora ragazzi, una cosa vi specifico, attenzione, perché se adesso, se no io mi devo leggere e assorbire tutti i commenti, non si è andato da quello, non si è andato da quell'altro. La casa del gusto di Cosimo Mauro, Risto Pizzoria, Maddalena, Venezia 40, aprono tutti la sera. Io in questi giorni di San Nicola la sera era praticamente impraticabile Bari, quindi non potevo proprio registrarli la sera. Domani riparto. A me pure per un discorso di luce mi servono posti a pranzo, ma il panzerotto si mangia la sera. Ma infatti lo specifico perché non voglio far brutta figura a Bari col panzerotto prendendo questi prodotti qui. Quindi specifico che ci sono dei posti che fanno i panzerotti super buoni che però purtroppo sono aperti la sera, quindi non li posso fare. Sto cercando di fare al meglio quelli aperti a pranzo. Ok? Andiamo al secondo. È il secondo che avevo segnato, Panzeropoli. Qui siamo a Bari Vecchia con Giulietta ed è chiuso. Aperto solo la sera anche quello. Ma abbiamo altri posti, eh? Andiamo al terzo. Finiamo con un panificio che è un po' fuori Bari, ma è sempre Bari, a Torre a Mare, dove c'è praticamente questo panzerotto rinomato. Invece, cioè, dovremmo finire col botto, cioè mangiando uno dei panzerotti migliori di Bari, sempre a detta dei baresi, che però si rivendicano pure Mastro Ciccio. Quindi a questo punto io qualche dubbio me lo faccio. Via Giuseppe Capruzzi 36. Sto così perché ha cominciato pure a piove, quindi te prego, facci mangiare un buon panzerotto. La focaccia, no, focaccia SRL, che è proprio questa qui ad angolo, praticamente sempre aperta, fa orario continuato fortunatamente, vicina proprio qua da quest'altra parte, oltre le mura corrono i binari del treno, quindi la stazione non è lontana, volendo è raggiungibile con 5 minuti a piedi proprio. Si chiama focaccia SRL, ma mi è stata segnalata non per la focaccia ma per i panzerotti. A detta vostra, qua hanno un buon panzerotto e quindi assaggiamolo. Ricapitolando, partiamo da uno mainstream e molto centrale, proprio turistico, che l'abbiamo fatto e l'abbiamo votato e abbiamo visto che prodotti offre. Passiamo per un secondo appena fuori dal centro, ma vicino comunque al centro e alla stazione, e poi finiamo con, in teoria, il Santo Graal. Intanto mangiamosi questo. Presa. E piove. E allora qui sotto la pioggia, sotto una pensilina, in mezzo alla strada, un incrocio brutto che la ferrovia, il traffico e le macchine. La puzza di pipì. Dai, torna la puzza di pipì. Siamo tornati ai vecchi video. Economico. Di Franchino il criminale, molto economico, perché ne hai presi due, tre? Sì. 3 a 5,50€, quindi 1,50€ è il classico, e poi 2 euro l'uno, gli altri due che sono, mai detto? Ricotta forte, pomodoro e mozzarella. Ricotta forte, pomodoro e mozzarella. E poi cipolla e pomodoro. E poi cipolla e pomodoro. Quello classico, mi ha detto Giulietta che è andata a prenderli lei, io stavo sotto la pensina col cane che la pioggia. Ce l'avevano già pronto, quindi l'hanno riscaldato e basta. Gli altri due invece li hanno fatti. La grandezza è sempre quella, pressoché simile. Questo è il classico. Ecco qua. Molto meno acquoso perché la mozzarella è stata fatta asciugare, quindi è un panzerotto fatto con criterio. Oh. E qua già siamo a un panzerotto buono. Il ripieno è buono, l'impasto è buono, la frittura è buona, quindi mia cara focaccia,
mantieni questo standard anche negli altri due che ti do, 8. Questo è con la cipolla. Questo è molto caldo, quasi non riesco a toccarlo. Guardate qua il ripieno che c'è, pieno di cipolla, c'è il ripieno. E l'impasto è sottile ed è fritto bene. E dai! E siamo riusciti a mangiare anche i panzerotti a Bari. Lo vedete, raga, che c'è tutto un altro aspetto rispetto, ma proprio all'interno, rispetto a quell'altri de Master Ciccio che sembrano finti. Ma che odore, eh! Odore di cipolla stecca. Senti come spigna sta cipolla, mi verrebbe da dire. È anche piccantino. Buono. Ma si vede, no? Dai. E la ricotta forte, la ricotta salata, quella dura che si gratta, utilizzatissima in Puglia in varie ricette. Il panzerotto è sempre quello per tutti e tre, quindi comunque hanno sempre questo modo standard di farlo, cambia ovviamente il riempimento. Riempimento che adesso è sposto tutto nei bordi, raga, ma vi assicuro che c'è. È scotta, appena fatto è scotta. Eccola qua, non è acquoso. La ricotta forte, eccola lì. Inutile giudicare ancora l'impasto, perché l'impasto è buono e mantiene quello standard qualitativo buono per tutti i panzerotti. Quindi a questo punto si giudica l'interno, ma se il buongiorno si vede dal mattino. Se il buongiorno si vede dal mattino è proprio una bella giornata, col sole, no, che la pioggia. Proprio una di quelle che ti svegli nella tua villa in campagna o davanti al mare, che c'è tutto il mare davanti, il sole brilla nel cielo, tu hai l'attico con la balaustra che dà sul mare, appoggi il pavimento pelvico sopra la balaustra e guardando il mare sorseggi nella tua tazza il tuo caffè con lo sguardo assente e il pavimento pelvico appoggiato sul davanzale del balcone. È un buongiorno, ed è questo quel buongiorno. Perché se poi dobbiamo rapportare i panzerotti che mi hanno fatto mangiare al prezzo irrisorio, 1,50 euro quello classico e 2 euro quelli con altro cucinato dentro, di che stiamo a parlare? Non gli volevo da 8, ma gli do 8,50, se dobbiamo considerare pure il prezzo. Ultima tappa, appunto, fuori Bari, ma in teoria è Bari. Torre a Mare, c'è questo panificio dove dicono ci siano i panzerotti migliori. Ovviamente dovete avere la macchina per arrivare qua, come stiamo facendo noi. Chiudiamo in bellezza? Dai su, chiudiamo in bellezza. Dai su, chiudiamo in bellezza, che piove pure, piove. Strada detta della Marina 96, Bari, ma tipo San Giorgio e Torre a Mare. Abbiamo Panificio Montecristo. È questo qua, c'è il tendone, c'è anche lo spazio fuori con i tavolini. E Giulia ci si è mangiata anche una discreta focaccia. Piove. Ah, presto panzerotto. E sotto la pioggia concludiamo questo bellissimo tour della Puglia, di Bari e dei panzerotti. Abbiamo speso 2,80 euro, ma attenzione, per tre panzerotti, ma attenzione, perché praticamente loro qui hanno la peculiarità. Sette, sta a passare camion da monnezza. Piano che ci schizzi, santa la pazienza. Di fare i panzerotti piccoli, piccoli. Ne abbiamo preso uno classico, uno con cacio e pepe e uno con carne. Eccoli qua, guardate che carinelli, come direbbe Giulia che sta dietro la telecamera. Si sta pure a bagna tutto. Vedete come sono irregolari, fatti a mano, belli, caldi, appena fatti, croccanti. Questo è quello cacio e pepe. Olè, c'è il ripieno, c'è il cacio, c'è il pepe. Fila pure, guardate che bello. Mi sembra di stare a mangiare un calzone supplì. Ecco, via. Mi è colato tutto.
È buono, ma a parte gli scherzi. Il ripieno è buono, la cacio e pepe si sente, l'impasto è buono, è cotto bene, è fritto bene. Niente da dire. Questo è anche più chiaro, la frittura. No, sono fatti bene, sono fighi. Questo è quello classico. Allora, raga, l'impasto mi sembra leggermente più spesso da quello in mezzo. Ci stanno anche i pezzi di pomodoro. Effettivamente sono buoni i panzerotti. Poi così piccoli te ne mangi veramente una quintalata. Questa è la forma un pochino più tonda, sempre regolare, sempre fritto bene, regà. Sempre un'esplosione di interno. C'è il pomodoro fresco, vedete? Queste sono le cose che ti dicono che sono prodotti artigianali veri, col cucinato fatto da loro, dalla signora, 10 minuti fa, belli caldi. Questo, raga, è buonissimo. Sono fritti bene, l'impasto è buono, si scioglie in bocca, il cucinato c'è, quindi 8 e mezzo come l'altro. Ed è sicuramente un panzerotto da provare, ma è un panificio questo da visitare, perché appunto è un panificio, fanno più cose, compresa la focaccia, c'hanno i tavolini, proprio fronte mare. Grazie come al solito per tutto, l'affetto che mi dimostrate e i video che vi guardate. Grazie a Giulietta che in questo tour si è prestata da videomaker. E tu ti sei prestato per me, eh? Vabbè, certo, è uno scambio lavorativo equo. Certo. Compreso il fatto che si steccano le spese. Certo. Brutto? Male? Niente. E steccandosi le spese riusciamo a viaggiare molto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non so che di nostalgico in questo saluto pugliese. Sì, un po' sì, perché mi è piaciuta la Puglia. Mi è piaciuta? Sì. Mi stavi quasi a far venire voglia di piangere. Mo vabbè, non esageriamo addirittura, però mi è piaciuta, sono stato bene e ho mangiato bene.